delicato tema della RAI è senz'altro uno dei temi caldi di questa giornata. E allora ci colleghiamo subito con il nostro Paolo Chiariello e andiamo con lui a Casal di Principe, perché con lui c'è, eccolo, lo vedete, il vicepresidente della Camera, esponente dei 5 Stelle evidentemente, Di Maio. Buongiorno ad entrambi. Eccoci qua, sì. Io direi però di cominciare, se siete d'accordo, con l'argomento del giorno qui a Casal di Principe, un comune per 3 volte sciolto per infiltrazioni mafiose. Da pochi mesi c'è un'amministrazione comunale, qui lo Stato si dice c'è stato ma poi se n'è andato. In questo momento lei che è il sindaco, Renato Natale, lo presentiamo, anche molto conosciuto nel mondo dell'associazionismo. Qual è la vicinanza dello Stato a questa nuova amministrazione comunale dopo tanti mesi di commissariamento? Lo Stato è una parola complicata e difficile, comprende tante cose, e anch'io sono lo Stato, sono il primo cittadino e quindi sono lo Stato, rappresento lo Stato. Lo Stato ci è stato vicino dal punto di vista di organismi istituzionali, c'è il ministro Lanzetta ad esempio, l'ex ministro Lanzetta, che è stato con noi fin dal primo giorno delle mie elezioni. Abbiamo organizzato un tavolo d'incontro, sono venuti a Casal di Principe il vice ministro dell'interno, il rappresentante del ministro della pubblica istruzione, sottoscritto un protocollo di collaborazione e di aiuto. Di recente abbiamo avuto anche un incontro con il ministro della cultura su alcune vicende che ci riguarderanno nei mesi prossimi, e quindi diciamo che c'è una certa attenzione. Quello che però ancora oggi manca è uno scatto che ci consenta di affrontare gli enormi problemi di questa città nel modo più concreto e veloce possibile. I cittadini si aspettavano molto, si aspettano ancora molto, dobbiamo essere in grado di dargli molto, perché altrimenti penseranno che è stato tutto inutile. Ecco, io volevo chiedere a lei, a proposito di mafia, sembra una parola che è uscita fuori dall'agenda politica di questo paese, non se ne parla più, non abbiamo più di questi problemi? No, il problema esiste sempre, magari cambia faccia e questo è un problema, però io vorrei sottolineare qual è la questione che stiamo affrontando oggi, cioè noi dobbiamo cercare di far sì che i tempi della politica siano i tempi dei cittadini. Qui c'è stato un impegno su questo comune, però dobbiamo accelerare i tempi per riuscire ad arrivare a dei risultati concreti, perché c'è molta aspettativa verso un sindaco onesto che hanno votato i cittadini di questa città, c'è molta aspettativa verso questa giunta, ma non si può pretendere che questa giunta faccia tutto da sola dopo che ha ereditato milioni di euro di debiti. Nella pianta organica ci sono molte persone che sono state arrestate tra i dipendenti del comune, quelli che sono rimasti si stanno dando il massimo, però dobbiamo far sì che l'aiuto che viene dalla regione, dal governo centrale, deve essere più veloce. I tempi della politica molto spesso tradiscono le aspettative dei cittadini perché sono troppo lenti. Noi li dobbiamo accelerare e io mi sono permesso di venire qui a salutare il sindaco, prima di tutto come istituzione di questo paese, per cercare di prendere in carico tutte quelle problematiche che servono a risolvere i problemi dei cittadini di Casal di Principe. Se a Casal di Principe riusciamo a dimostrare che con un'amministrazione onesta si sta meglio di quando c'era un'occupazione militare, allora combattiamo veramente la mafia, combattiamo quella che si chiama Camorra, che poi è un sistema di commistione tra imprenditoria politica, politica corrotta e organizzazioni criminali. Ecco, un'altra cosa, sulla governance della RAI, lei avrà letto sicuramente questo progetto di cui si dice di Renzi, un amministratore delegato, comunque nominato dal governo, quindi una RAI sotto l'ombrello del governo, che cosa ne pensa? Ma secondo me la RAI deve fare cultura in questo paese, per fare cultura deve liberarsi da quelle che sono tutte le ingerenze della politica. Il governo è politica perché il governo è espressione di una parte, a noi serve invece una governance che non preveda scelte di tipo politico, di lottizzazione politica, che inevitabilmente sarebbero suscettibili anche se le nominasse il governo. Per questo c'è una proposta che in Commissione Vigilanza RAI si sta discutendo e speriamo possa coinvolgere più persone possibili, che prevede il sorteggio previa selezione con curricula e con determinati requisiti di carriera delle persone. Aristotele diceva che la democrazia è sorteggio, l'oligarchia è elezione delle cariche pubbliche. In questo momento per la RAI serve libertà. Se un politico nomina un amministratore del CDA della RAI, quell'amministratore purtroppo, e lo ha dimostrato la storia, si sentirà sempre obbligato con quel politico e quindi la RAI utilizzerà i soldi del canone dei cittadini a volte per fare cose poco funzionali a quella che è la mission. Noi dobbiamo ritornare a quella RAI che trasmetteva Non è mai troppo tardi, che ha insegnato molto a tanti italiani a leggere e a scrivere.
Un'ultima domanda sulle riforme, Di Maio. Il patto del Nazareno pare che sia morto, siamo sotto Pasqua, potrebbe risorgere per carità, però pare che sia morto. Secondo lei il Movimento 5 Stelle in qualche modo può rientrare in gioco e ritornare protagonista in una stagione di riforme? Noi siamo stamattina in un comune che ha difficoltà enormi per colpa dell'abbandono probabilmente dello Stato di questo territorio. Finalmente c'è uno Stato che non è più passato ma è presente. Ora, a me delle riforme, di tutto quello che riguarda il patto del Nazareno, mi interessa relativamente. Abbiamo dei problemi sui territori, di servizi sociali che non funzionano, di scuole che non si riescono ad aprire o che fanno lezione nei palazzi, che le riforme, così come si chiamano, che i cittadini ormai non capiscono neanche più che cosa siano questa entità astratta, mi interessa relativamente. Il Movimento 5 Stelle, ma qualsiasi altra forza politica in questo Paese, non dovrebbe perdere tempo con cose secondarie, dovrebbe convocare il Parlamento per cominciare a discutere di come migliorare i servizi sociali, di come migliorare i servizi scolastici del Paese, e per fare questo bisogna smetterla di tagliare fondi ai comuni e allentare i patti di stabilità. Io su questo non voglio assolutamente ammettere più deroghe. Dobbiamo smetterla di parlare di soglie di sbarramento, di consiglieri regionali nel Senato. Gli strumenti per fare le leggi in questo Paese, per aiutare le persone comuni, ci sono. Quando si è voluto in questo Parlamento le leggi sono approvate in 10 giorni. Convochiamolo per temi importanti e non per fare la riforma Fornero o altre cose simili. Grazie sindaco. Grazie Paolo. Dunque ringraziamo anche il sindaco Natale e il vicepresidente